adesso rimaniamo sempre in tema perché andiamo a scoprire un'altra sfaccettatura di questa rassegna calcistica. Tra le novità di questa 29esima edizione del torneo Città di Bolzano c'è senza dubbio la decisione di Video 33 con la sua nuova proprietà Rosengarten Broadcasting Media S.p.A. di proporsi al pubblico che segue questa importante e storica manifestazione sportiva in maniera decisamente diversa rispetto al passato, come ha già potuto vedere e notare chi ha fatto un salto ai campi di Via Resia. La nostra emittente che da anni segue questo torneo stavolta è presente anche con un suo stand che propone mini casting, gadget, incontri con lo staff della TV e quant'altro. Insomma, c'è la chiara volontà di essere ancor più vicini alla gente, più vicini in particolare a tutti gli sportivi. A dimostrazione di questo anche il presidente di Rosengarten S.p.A., la società editrice di Video 33, Christoph Reiner, ha voluto far visita al Città di Bolzano ed è stato prontamente attirato nel parterre interviste di Video 33 dal collega Sergio Braghini. Ma vedo una gran bella manifestazione, ho visto una bella partita di calcio, grande agonismo, grande tifo, una gran bella festa. Siamo veramente orgogliosi e fieri di essere parte di questa manifestazione. Infatti non finiamo di ribadirlo perché quest'anno, almeno per quanto riguarda Video 33, il Città di Bolzano non è solo calcio ma è anche e soprattutto anche farsi conoscere dagli sportivi, dalla gente, perché abbiamo uno stand veramente, non dico forse preso d'assalto, ma insomma sta dando degli ottimi riscontri. Benissimo, se si pensa che siamo solo ai primi giorni di questa manifestazione, ben venga, che tutti vengano, vedano quello che vogliamo fare per la città di Bolzano e per questo torneo che merita veramente. Lo spirito è proprio questo, no? Come diceva anche l'altro giorno il nostro direttore generale Carmela Amico, quello di far conoscere Video Bolzano, far sì che la città si avvicini alla nostra emittente, insomma creare un tutt'uno fra televisione e pubblico. La gente in mezzo alla televisione o la televisione in mezzo alla gente, questo è il nostro obiettivo, per cui siamo venuti volentieri qui ribadendo una grande vecchia tradizione che Video Bolzano ha sempre fatto e che noi vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni. Possiamo dare subito una promessa, Presidente, per la finalissima ci vediamo qui a far parte magari delle premiazioni? Ci provo, verrei molto volentieri.